Perché velato, come riconoscerlo e senza spoilerare tutti i contenuti del libro, ma cosa c'è di interessante da approfondire in questo testo? Beh, allora, innanzitutto il male velato perché il male si nasconde, è un male che si cela. Quindi l'obiettivo principale del libro è proprio quello di renderlo maggiormente identificabile all'interno della società, in medicina e anche in relazione ad alcune tipologie di culti. Questo è un aspetto importante perché, come saggio, rappresenta un vero e proprio unicum. Ad oggi sono stati pochissimi gli scienziati sociali che hanno studiato il male, più che altro è stato oggetto di studi della teologia, della filosofia, ma scienziati sociali come antropologi, sociologi, eccetera, raramente si sono dedicati a questo tipo di studio. L'aspetto peculiare qual è? Che dopo una prima analisi un po' più, diciamo così, teorica, entriamo proprio nell'analisi un po' più pratica, perché sono abituato molto alla ricerca applicativa e quindi tendenzialmente lo analizziamo sia nell'ambito della medicina, in particolare con tre livelli di analisi, quindi il male in medicina, ovvero il dolore, il male dalla medicina, cioè la malpractice, e la medicina del male, cioè tutti quei casi in cui il male, cioè più che altro i professionisti della salute utilizzano le loro conoscenze per cagionare, per causare del male piuttosto che del bene. È una vera chicca del saggio, è l'ultimo capitolo, ovvero l'impatto che il male soprannaturale ha sulla società in tante sfaccettature, dalle questioni di genere, come la persecuzione e l'ossessione per il male soprannaturale abbia causato invece del male, per così dire, umano più che soprannaturale. Solo brevemente, non si rischia nella eccessiva ricerca del male poi di scadere, insomma, in un'ossessione per la ricerca del male, nel vedere il male un po' dappertutto, in cui, e quindi in quello che per alcuni, laddove c'è ignoranza, magari è complottismo. Esattamente così, infatti il saggio proprio sottolinea questo aspetto, l'ossessione per il male, soprattutto il male soprannaturale, comporta questi aspetti, questi effetti che in realtà hanno un impatto per esempio sulla salute mentale, piuttosto che sulle relazioni umane, per esempio l'ossessione del male soprannaturale ha portato a perseguitare le diversità, le minoranze, il mondo LGBT, piuttosto che il genere e così via.